si incatena al comune di Rieti perché senza lavoro aumentano i casi disperati in città. La multinazionale Schneider non torna indietro, chiudiamo lo stabilimento di Rieti. Dati allarmanti dalla direzione provinciale del lavoro, il 73% delle aziende controllate in Sabina sono irregolari. Crescono le polemiche sul taglio dei carri mascherati a Rieti, carnevale amaro per i rioni. Cantalupo e Casperia si uniscono nel plesso scolastico, salve le scuole. Sviluppo disordinato a Monterotondo, ora il comune investe in aree verdi. E per lo sport, FC Rieti, buono il debutto di Pezzotti, la squadra resta in corsa per la vittoria del campionato. Amplein di vittorie per i giovani del Rieti Calcio, dalla juniores ai giovanissimi, un weekend di grandi successi. Il Pala Sojourner si tinge di tifosi, successo per la giornata Amaranto Celeste. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati a questa edizione odierna del TG di Sabinia, Silver TV. Un saluto a Rossella Martellucci. Buonasera Roberto, buonasera amici telespettatori di Sabinia Silver TV. Iniziamo con una brutta notizia, ennesimo gesto disperato di un senza lavoro al comune di Rieti. L'uomo, dopo mesi senza ricevere lo stipendio perché licenziato, si è presentato in municipio per protestare contro il sindaco Simone Petrangeli. Ci sono stati momenti di tensione e dalla segreteria comunale è stata allertata una volante della polizia. La situazione ogni giorno è sempre più drammatica per gli oltre 250 precari che l'amministrazione comunale non ha rinnovato per l'anno 2013. Anche dall'ultimo incontro in Confindustria, la multinazionale francese Schneider sembra essere decisa a chiudere la produzione del sito di Rieti entro marzo. Secondo il sindacato non sono stati rispettati gli accordi, ma sentiamo il servizio. Incontro deludente in Confindustria a Roma per i lavoratori della Schneider. L'azienda infatti ha confermato la sua intenzione di chiudere il sito di Rieti, così come ha detto no alla richiesta fatta dai sindacalisti, ossia continuare l'attività produttiva fino alla definizione di un progetto di reindustrializzazione. Di fronte a questo continua il presidio H24 del sito riatino. Dall'incontro è emerso il percorso per chiudere lo stabilimento, come ha dichiarato Giuseppe Ricci della FIMCISLA. L'azienda ci ha annunciato che dal 1° di aprile vuole aprire la cassa integrazione straordinaria per cessazione d'attività, contemporaneamente aprire la mobilità, quindi questo è un processo secondo l'azienda che porta alla chiusura del sito, a prescindere dagli impegni presi al Ministero dello Sviluppo Economico, che è quello della reindustrializzazione. Tra i nodi principali la mancanza di imprenditori che investono, ma le speranze non sono ancora del tutto tramontate perché ci dovrebbero essere ulteriori contatti anche se non sono trapelati i nomi. Per questo motivo il sindacato chiede un nuovo tavolo. Noi vogliamo che, e per questo come organizzazioni sindacali, chiediamo immediatamente una riconvocazione del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, anche per capire effettivamente se c'è un qualcosa di concreto su una reindustrializzazione. Su questo colgo l'occasione per chiedere alla governo di rispettare l'impegno che si è preso nell'ultimo incontro, cioè l'impegno di contattare la casa madre a Parigi in modo tale che ci sia un contatto diretto da parte del Ministero e la casa madre, perché non è possibile che una vertenza che impatta così in modo devastante sul nostro territorio non siano coinvolte le massime rappresentanze sia a livello governativo ma anche a livello aziendale. E se non ci saranno risposte, conclude Ricci, si andrà direttamente a Parigi. Attraverso una intensa attività investigativa da parte dell'Ispettorato del Lavoro è emerso che i settori con la maggior percentuale di irregolarità sono quelli dell'edilizia, dell'artigianato e delle piccole imprese. I lavoratori irregolari sono risultati essere 604 e la percentuale degli stessi sul totale dei lavoratori controllati nelle aziende è pari al 35%. Di questi lavoratori irregolari sono risultati totalmente in nero 387, con una percentuale pari al 22%. Una crescita negativa in questo senso, importante comunque rispetto al 2012, dove si era avuto l'8%. Dopo l'accordo sulla legge elettorale tra il segretario del PD Renzi e Silvio Berlusconi, i sondaggi tornano ad essere favorevoli a Forza Italia ed anche a Rieti c'è un rilancio del partito.
Venerdì alle 18 alla Sala dei Cordari, l'assemblea programmatica della provincia Sabina, ove interverranno il nuovo coordinatore regionale Claudio Fazzone e l'europarlamentare Antonio Tajani. Il servizio. Parliamo della rinascita di Forza Italia, festeggiamo i 20 anni della rinascita di Forza Italia, siamo sempre qui, siamo presenti, più vivi che mai. Dopo l'incontro che c'è stato tra Renzi e Berlusconi per le riforme, un partito che sta volando anche nei sondaggi, e noi vogliamo ripartire anche da Rieti per dare un messaggio di buona politica, perché c'è la politica e c'è l'antipolitica. La politica elenca molto spesso quali sono le problematiche sui territori, eccetera, eccetera. L'antipolitica contesta e fa l'elenco anch'essa delle problematiche che ci sono sui vari territori. Io credo che la buona politica debba trovare le soluzioni. Rinasce Forza Italia a seguito della riorganizzazione del centrodestra, che ha visto alcuni soggetti dar vita ad altri raggruppamenti politici, e oggi rinasce Forza Italia. Forza Italia inaugura la campagna elettorale alle europee venerdì prossimo. Si apre quindi un grande spazio di valutazione, di battaglia, perché queste europee saranno importantissime. Dovranno servire a misurare il polso degli cittadini europei, che sono stanchi di una organizzazione sovranazionale più rispettosa delle esigenze delle banche che di quelle dei cittadini. Ancora in attesa i documenti sull'ex zuccherificio, argomento che doveva essere ulteriormente esaminato dalla maggioranza, che tuttavia ha rinviato. Una riunione delicata ed attesa e per la quale si sta prendendo forse troppo tempo. Viste le necessità del territorio, è singolare il ripetersi di dubbi in merito alla possibilità di vedere un imprenditore investire grosse cifre nel capoluogo sabino. I tempi tecnici per dare una risposta ci sono stati e ora si rischia di vedere questi soldi approdare in altro loco. L'ex zuccherificio, come l'ex Snia Viscosa, come l'ex gruppo Monte Edison, sono aree che fanno parte del tessuto, del corpo di una città e possono rappresentare davvero una risorsa per tutti. Le risposte comunque tardano ad arrivare, il tempo in questo caso può davvero diventare deleterio. Disertata dalla maggioranza, una delle commissioni più importanti del Comune di Rieti, controllo e garanzia, istituita per permettere di approfondire e verificare tutte le attività municipali. Il servizio. Una delle commissioni più importanti del Comune di Rieti, controllo e garanzia, istituita per permettere di approfondire e verificare tutte le attività principali. Un faro acceso su consiglieri comunali, assessori, sindaco e dirigenti. Un metodo per garantire la trasparenza degli atti su una serie di tematiche relative soprattutto a costi e personale. Ma cosa è successo a Palazzo di Città? La prima commissione, convocata dopo 2 mesi di silenzio, è andata praticamente disertata dalla maggioranza, come ha dichiarato Davide Festuccia. Abbiamo avuto la dimostrazione per l'ennesima volta di un'incongruenza tra quello del dire e del fare, perché in realtà noi speravamo che interessasse anche ai consiglieri di maggioranza essere presenti in commissione e permetterci appunto di poter svolgere la commissione nel massimo della trasparenza e della pulizia politica, che permetta appunto agli amministratori tutti di fare chiarezza su alcune delucidazioni in relazione agli incarichi dirigenziali dati da questa amministrazione, ma che di fatto sono rimasti spenti e fermi così come erano. Devo fare una giustificazione a parziale verità, perché il presidente di questa commissione era assente e il vicepresidente Ivano Fioravanti era malato, quindi era giustificata la sua assenza. Gli presenti? Gli altri erano presenti, gli unici due consiglieri di maggioranza, Maffei e Miccadei, e i consiglieri di minoranza. Quindi noi chiediamo, che cosa chiediamo per l'ennesima volta? Che i consiglieri di maggioranza ci permettano anch'essi di poter svolgere il nostro ruolo e di poter fare il nostro lavoro. Una leggerezza, quella del centro-sinistra, al Comune di Rieti, che comunque non resta isolata, visto che anche il presidente della commissione, Carmine Rinaldi, di nomina centrodestra, non si è presentato all'appuntamento.
La provincia non sborserà i soldi spettanti a 9 dipendenti che, richiamandosi al contratto collettivo del lavoro, avevano chiesto al giudice il riconoscimento di percepire somme maturate nel 2006 attraverso prestazioni extra. Una somma che oscillava, lo ricordiamo, tra i 700.000 e il 1.800.000 euro. Una richiesta respinta dal Tribunale perché il contratto suddetto non prevede un obbligo per l'ente di corrispondere somme integrative per l'attivazione di nuovi servizi. Il secondo congresso di Sinistra, Ecologia e Libertà si è concluso ieri a Riccione con l'elezione alla presidenza del partito di Nichi Vendola e di Simone Petrangeli all'Assemblea Nazionale, massimo organo dirigente. Da questo congresso SEL di Rieti dicono dal partito esce rafforzata e determinata a svolgere un ruolo sul nostro territorio guardando all'Europa per lo sviluppo locale e la difesa delle fasce più deboli. Continuano ancora i disagi Cotral e i pendolari vogliono delle risposte ed interventi concreti. Sentiamo. Non finiscono, al contrario, aumentano in modo esponenziale i disagi e i disservizi Cotral. Pendolari ormai stanchi e sul piede di guerra dopo l'ennesimo caos che si è verificato sulla linea Rieti-Roma, come ha dichiarato Augusto Raimondi, pendolare da 10 anni e parte del direttivo del Comitato Pendolari. Continue soppressioni, la mattina, si parte dalla mattina alle 5 con soppressioni di auto, una volta l'Express, sempre la rapida, quando manca la rapida chiaramente si crea un grosso problema di sovraffollamento, soprattutto per chi usufruisce del servizio da Osteria Nuova in poi, perché chiaramente arriva un'auto in meno, è praticamente già saturo, per cui si viaggia in maniera indegna. Ci sono stati diversi incontri sia in regione sia con la stessa azienda in prefettura, ma al di là di una disponibilità al dialogo ci sono state solo tante belle promesse a tutt'oggi non mantenute. Tra le promesse, miglioramenti, acquisti di nuovi mezzi, un maggior monitoraggio del tragitto al fine di velocizzare il servizio. In particolare a giugno 2013 era stato assicurato che per l'acquisto dei mezzi la gara era stata conclusa e che mancava soltanto la copertura finanziaria, copertura arrivata dal governo a novembre, ma si trattava di fondi destinati al TPL che dunque doveva passare attraverso l'approvazione dei diversi comuni, ma ancora nessuna comunicazione in merito. Dunque, punto limite raggiunto. Siamo arrivati al punto che da oggi in poi, se non ci saranno riscontri positivi, arriveremo anche ad adottare soluzioni anche poco tranquille, diciamo. E continuiamo a parlare di mobilità, basta accedere al sito www.agevolazionigiovani.regione.lazio.it per iscriversi al sistema e godere delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico destinate ai giovani under 30. Si tratta di una procedura semplice e veloce, indispensabile per l'ottenimento dei titoli agevolati. Le card potranno essere ritirate a partire dalla prima settimana di febbraio presso le biglietterie ATAC. Per soddisfare al meglio le esigenze di tutti gli utenti della regione, sarà allargata la rete dei punti di distribuzione alle biglietterie e punti logistici gestiti dal Cotral. Parliamo di scuola. I compensi ricevuti dai docenti precari per le ferie non godute lo scorso anno sono decisamente irrisori. Questo quanto messo in evidenza dallo SNALS di Rieti, che denuncia i forti ritardi da parte del ministro sugli emolumenti spettanti ai supplenti della pubblica istruzione. Sono più di 200 i maestri e i professori che ricevono dopo mesi di attesa non soltanto il pagamento delle ferie non godute, ma anche in alcuni casi gli stipendi del mese. Il sindacato della scuola chiede al Parlamento di assumersi le responsabilità di un atteggiamento che colpisce l'equità sociale.
Giovedì 30 gennaio alle ore 10 presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Rieti il presidente nazionale di Union Camere Ferruccio Dardanello, l'assessore regionale alle infrastrutture Fabio Refrigeri e Renato Farina, amministratore delegato di Eutelsat Italia, incontreranno le associazioni di categoria e le imprese e i cittadini per parlare di banda larga. Il servizio. Il tema al centro di questo importante appuntamento è il modello di sviluppo che si vuole dare al nostro paese. Così Vincenzo Regnini, presidente della Camera di Commercio di Rieti, anticipa l'appuntamento del 30 gennaio all'ente camerale. Se i territori e le comunità devono continuare a rappresentare un valore, esse devono essere dotate di servizi, altrimenti si va verso un altro modello di sviluppo, quello dell'inurbamento della megalopoli. Dardanello, Refrigeri e Farina, rispettivamente di Union Camere, Regione e Eutelsat, saranno a Rieti per incontrare i cittadini, le istituzioni e i professionisti. Al centro dell'incontro il progetto di diffusione della larga banda nel nostro territorio e dell'evoluzione del sistema camerale. E parliamo ancora di tagli. Il 2 marzo non si terrà più il tradizionale corso mascherato di Rieti perché l'assessorato alle culture lamenta una cronica mancanza di fondi. Tuttavia il problema resta per tutti coloro che i carri mascherati li avevano già cominciati ed allestiti, sobbarcandosi in questo caso parecchie spese. Vediamo un po' il servizio. Il 2 marzo non si terrà più il tradizionale corso mascherato di Rieti. Lo ha comunicato l'assessore alle culture Diego Di Paolo alle associazioni dei carristi dei vari quartieri e frazioni. Mancano i fondi. Una doccia fredda, visto che due mesi fa il comune aveva dato il via libera all'organizzazione dell'evento. La marcia indietro, oltre ad intristire migliaia di bambini, giovani e meno giovani, costerà parecchio a quei gruppi che al carro allegorico ci stavano già lavorando da tempo. Ora si spera in un ripensamento. Continuiamo a parlare di carnevale perché le telecamere di Sabinia Silver TV oggi tornano nel laboratorio di pasticceria più antico di Rieti per assaggiare le castagnole, il noto dolce del carnevale. E non è vero carnevale senza le castagnole di Fulvio Fiorentini. Questa è una ricetta antichissima che risale a quale anno? Praticamente risale al 59. Al 1959. Invitato a fare quelli del carnevale a fare la sagra in piazza. Capito? Questa è la vera ricetta delle castagnole. Non vogliamo svelare tutti i particolari, tutti i segreti, ma gli ingredienti... Ingredienti, ve lo dico, farina, zucchero, uova, pane angeli, e olio, io ci metto l'olio adesso, olio di, no, quello lì ci metto, olio di mais. Olio di semi di mais, e poi si amalgama. Sì, poi l'invaso, hai visto, no? Qui devi stare attento quando fa l'invaso. Perché? Se l'invaso non è preciso, non ti vengono più le castagnole. La macchina non deve girare, se no la pasta prende la forza. Poi vengono, si ritirano invece di allargarsi, capito? Ma il segreto è anche nell'amalgamare bene tutti gli ingredienti. Che non è facile, capito? L'esperienza sicuramente è una buona maestra in questo. La fondamentale, ho detto, c'è la passione. Chi ha la passione riesce a venire fuori a fare i prodotti. Perché le dosi, le donne le fanno tutti quanti, però nessuno riesce a fare il prodotto come questo, per esempio. Tanti mi dicono, ma che ci metti, Fulvio? Non è che ci metto così, io te la faccio fare qua, viene bene. Quindi l'ingrediente principale possiamo dire che è la passione. Fondamentale è quella. Il secondo è il sacrificio. Quando che fai l'imbasti, quando prepari la roba, devi stare molto attento. Se ti sbagli a pesare un etto di differenza, non diviene più il prodotto. Quindi l'equilibrio è fondamentale. Dice tu, è tutto. Poi una cosa fondamentale di cui parlavamo anche prima è che queste castagnole vengono fritte rigorosamente. Adesso ci sono tante varianti, ma la castagnola è fritta. Fritta. La castagnola vera è quella fritta.
E anche lì è importante la frittura, tutto. Devi stare attento pure lì. Ma te lo faccio vedere, te lo faccio toccare con le mani. Allora Fulvio, l'olio è essenziale. Sì. Quest'olio è pulito. Pulitissimo, pulitissimo. L'ho messo ieri pomeriggio, l'ho messo in bugione questo. Sembra miele. Sì, perché dopo se scalda, capito? Non si scalda, se poi mo lo vedi quando è, diventa chiaro, quando ci mettiamo le castagnole. Ma la temperatura per poter friggere al meglio le castagnole, quanto deve arrivare? Deve stare dai 178 ai 180. Questa è la temperatura ideale? La temperatura ideale, perché se lo mandi a 195, 190, le bruciate esternamente e dentro non le cuoce. Se è troppo basso non si cuociono e non crescono. Hai capito qual è la differenza? Devi stare molto attenta a questa. E come si fa a capire che la castagnola è pronta? Io te lo faccio vedere diretta. Lo vedi quando le metto? Dicevamo che le castagnole sono così grandi, non solo perché così mangiamo di più, e sono... ma c'è un motivo. Il giorno dopo rimangono morbide, se invece è piccolina si indurisce, non te la mangi più. E si buttano? E le butti, hai spesi inutilmente i soldi, no? Vedi? Soffice, cotta. Morbide e cotta. Questa è la vera castagnola. Questa è la vera castagnola. Non rimane che provare la castagnola di Fulvio Fiorentini. Buonissima. Questa è più cotta davvero che... E adesso ci trasferiamo a Casperia, in Sabina, dove è stata garantita l'autonomia alla scuola attraverso l'accorpamento con il plesso di Cantalupo. Questo quanto deciso e previsto nel piano regionale di dimensionamento scolastico. Dunque, ha dichiarato il sindaco di Casperia, Stefano Petrocchi, un risultato importante, soprattutto in un momento nel quale si stanno smantellando istituzioni scolastiche, sanitarie e sociali. 700.000 euro i fondi stanziati da Palazzo Orsini per la riqualificazione di 4 aree verdi nella zona di Monterotondo Scalo. Tra gli interventi sono previste nuove piantumazioni di alberi, la creazione del verde attrezzato e un grande padiglione che potrà ospitare manifestazioni culturali o ricreative. La struttura inoltre sarà alimentata con pannelli e fotovoltaici per ridurre il consumo energetico. Altra bella iniziativa sarà la costruzione di un ponte solare che permetterà agli studenti di raggiungere a piedi l'istituto comprensivo Espazia del parco ex Omni. E continuano le remore e i dubbi da parte degli abitanti di Fonte Nuova in merito all'inquinamento provocato dalla discarica dell'Inviolata. Sembra infatti che sarà attuato l'ampliamento dell'area con altri 500.000 metri cubi di invaso. Si aspettano delle conferme dai prossimi incontri, come quello che si terrà in regione il prossimo 7 di febbraio. Bene, finisce qui la prima parte del nostro telegiornale. Ora qualche minuto di pubblicità e subito dopo con lo sport. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran. Le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tanti
tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Tutto quello che non riuscite a leggere su altri giornali, da oggi in poi lo potete trovare su Cronaca di Rieti, il nuovo giornale della tua città. Ristorante I Granari vi aspetta con un menù ricco di novità. Pesce freschissimo dal venerdì alla domenica. Inoltre dai Granari troverete i piatti tipici della tradizione sabina, come gli stringozzi, cacio e pepe e pancetta, i maltagliati alla sabinese e carne alla brace. Ristorante Granai, pizzeria aperta tutte le sere ed ogni venerdì per voi un menù particolare al prezzo di soli 10 euro che comprenderà antipasto e pizza a volontà. Ampio parcheggio e giardino per mangiare all'aperto. Montopoli, località Granari. Per prenotazioni 0765 279490. Chiuso il mercoledì. Oltre Pizza, pizzeria al taglio, al metro e tonda. Tanta pizza e tanti gusti in qualsiasi momento della giornata. Ma Oltre Pizza è anche tavola calda. Invitanti primi, secondi, contorni che potrai gustare in compagnia con un servizio sempre attento alle tue esigenze. E per chi volesse prenotare può chiamare il 328 18 29 525 o il 346 72 52 361. Oltre Pizza, aperto tutti i giorni, chiuso mercoledì e domenica mattina. Oltre Pizza, gusto e cortesia ti aspettano in via Oreste Di Fazio 50-52, Villa Reatina. E per ogni aggiornamento ci trovi sul sito www.oltrepizza.it. Tuo figlio ha particolari difficoltà nella lettura, nella scrittura o nel calcolo. Allora potrebbe essere dislessico. L'AID, Associazione Italiana Dislessia, può aiutarti a comprendere questi segnali e supportarti. Molte persone di successo erano dislessiche, ma questo non gli ha impedito di realizzare i propri sogni. AID può aiutarti in 93 sedi in Italia. www.aiditalia.org. ENAIP propone corso di informatica, corso di lingua inglese, corso di specializzazione per l'acquisizione delle competenze tecniche per l'internazionalizzazione del settore edile. I corsi, gratuiti, sono rivolti a 10 lavoratori in cassa integrazione residenti a Rieti. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio 2014. Per informazioni, rivolgersi a ENAIP, ex Bosi, via Salaria per l'Aquila, Città Ducale, telefono 0746
491433. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it. E allora, eccoci di nuovo qui in vostra compagnia, passiamo subito alle notizie sportive. Sì, Roberto, iniziamo con il calcio, con l'ultima schiacciante vittoria. Il Rieti Calcio resta ancora in corsa come una delle migliori squadre candidate alla vittoria del campionato. Solo due punti la dividono dalla vetta della classifica e la nuova conduzione Pezzotti lascia ben sperare, ma sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Con il Montecelio bisognava vincere e vittoria è stata. Quasi una passeggiata la partita contro il Montecelio, chiusa 4-0 a favore degli Amaranto Celeste. L'obiettivo prefissato, cioè quello di vincere per ottenere i tre punti e restare alle calcagna della Viterbese, capolista, è stato raggiunto. È stata una domenica in cui tutti gli occhi erano puntati sul nuovo tecnico Dino Pezzotti, sopraggiunto dopo l'esonero di Punzi. Patron Fedeli su di lui ancora non si pronuncia, troppo presto. La speranza è che non faccia gli stessi errori di chi lo ha preceduto. Il 4-0 al debutto in panchina gli permette di iniziare a lavorare con la giusta serenità e a conferma del suo buon operato c'è anche la manovra con Castellano. Il giovane del 93 è sempre stato utilizzato col contagocce dall'ex tecnico Punzi. Domenica invece Pezzotti non ha esitato un istante a metterlo in campo e il giovane lo ha ripagato con una doppietta e una prestazione superlativa che ha soddisfatto appieno anche il presidente Fedeli. Parliamo sempre di calcio giovanile questa volta, un play di vittoria appunto per le squadre giovanili sempre del Rieti Calcio. La squadra juniores ha espugnato il terreno del Montecelio per 5-0, poi gli allievi regionali Fascia B con la vittoria esterna di Monterotondo sono ormai ad un solo punto dal primo posto. Gli allievi di Daniele D'Angeli hanno infatti battuto nettamente il Guidonia per 3-0. Infine altre due vittorie e queste anche per i giovanissimi, sia nel campionato Elite che nei regionali Fascia B. La giornata Amaranto Celeste ha riportato molti cittadini al Pala Sojourner. Domenica il colpo d'occhio sugli spalti faceva tornare alla mente i tempi d'oro del basket reatino. Sentiamo. La giornata Amaranto Celeste, promossa dall'assessorato allo sport del comune di Rieti nella persona dell'assessore Alessandro Mezzetti, ha avuto un bel riscontro. Almeno 200 tifosi in più rispetto al solito sono accorsi nell'arena di Villa Reatina per sostenere i leoni reatini. Il gioco degli Amaranto Celeste non è mai stato messo in discussione. Il vantaggio sul fondi, mantenuto durante tutto l'arco della partita, ha acceso gli animi degli spettatori. Soddisfatto il presidente Cattani, in realtà sono contento del risultato e della forma che stanno recuperando alcuni giocatori. Sono contento che abbiano trovato spazio anche più giovani e a proposito di giovani, da questa settimana ci dedicheremo a testa bassa alla ricerca del giocatore che fa per noi, un under pronto ad occupare lo spazio lasciato da Filippo Mascagni. Domenica ad accendere l'entusiasmo oltre ai giocatori sono stati anche i coinvolgenti eventi collaterali al match sportivo. Nell'intervallo lungo Alessandro Mezzetti ha donato una targa al presidente Cattani. Di seguito l'emozionante esibizione degli artisti della scuola di circo del Teatro Alchemico. Bene, speriamo che anche tempi migliori investano e coinvolgano il rugby. Domenica riprende il campionato di Serie B e gli Arieti affronteranno la sfida contro l'Avezzano, ultimo a 6 punti, una sfida quindi importante che permetterebbe agli Arieti di staccare i marsicani e dedicarsi in questo caso alla lotta a 2 contro il Ragusa per questa agognata permanenza in Serie B. Bene, siamo arrivati al consueto appuntamento con lo chef Elia del ristorante La Corte Rieti. Ben
bentornati, sono Grillotti Elia, titolare chef del ristorante La Corte. Oggi prepareremo insieme una ricetta classica del nostro ristorante che ci ha permesso nel corso degli anni di arrivare dove siamo e di riportare la pagnotta a casa. Oggi prepareremo le trofie, radicchio e speck con spolverata di scamorza affumicata. Andremo in un primo momento a vedere la preparazione della salsa di radicchio rosso trevigiano, magari con l'aggiunta di un pochino di uvetta sultanina, e vedremo la preparazione insieme. Rieccoci nella nostra cucina e ci accingiamo a preparare la ricetta delle trofie, radicchio e speck con spolverata di scamorza affumicata. Iniziamo a vedere la preparazione della salsa di radicchio che darà poi vita al nostro piatto. Logicamente avremo del buon e fresco radicchio trevigiano, al quale andremo a levare, ma solamente per una questione estetica, un pochino la parte bianca affinché rimanga un pochino più rosso. Dopodiché creeremo delle listelline, per noi penso che questo in questo caso sia sufficiente, perciò rimettiamo al posto l'altro pezzo in più e mettiamo il nostro radicchio a parte. Dopodiché riprendiamo la nostra cipolla rossa di Tropea, che va bene sia dal punto di vista dei colori ma soprattutto per il sapore, ricordiamo che è un pochino più dolce, un pochino più amabile. Di solito noi in molte ricette siamo soliti utilizzare la nostra cipolla rossa di Tropea. Andremo a creare dopo questo trito un leggero soffritto. Andiamo a mettere un bel gocciolone di olio extravergine d'oliva, ricordiamo noi utilizziamo solo olio DOP della nostra amata e cara Sabina, e dopodiché verseremo la cipolla che andremo a mettere sul fuoco. Nel frattempo, mentre prende la temperatura la cipolla, noi ci andremo a tritare un altro piccolo ingrediente che sono gli acini di uva passa o uvetta sultanina. Questa è sufficiente per la nostra dose. La nostra cipolla ormai è dorata, possiamo iniziare a mettere le nostre foglie di radicchio. Noi per comodità porteremo tutto il tagliere, magari anche con le mani che è leggermente più comodo. Rialziamo un pochino la fiamma affinché appassisca. A questo punto siamo pronti per aggiungere anche l'uvetta sultanina, cioè l'uva passa, e magari un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Adesso sarebbe il caso di sfumare con del vino. Noi utilizzeremo un vino rosso che oltre al sapore e un pochino di corpo in più gli donerà anche un pochino di colore. Ci trattiamo bene e utilizziamo una ripassa della Valpolicella Masi. Ci servirà anche come termometro, nel senso quando il vino si sarà ritirato la nostra salsa probabilmente sarà pronta. Ecco fatto. Allora, mentre la nostra salsa si finisce di cuocere e si riduce un pochino, noi ci procuriamo un'altra padella dove, sempre con l'aggiunta di un pochino di olio extravergine d'oliva, non troppo perché comunque c'è già il condimento della salsa, ci procureremo qualche fetta del buon speck, magari uno speck d'alpeggio, uno speck trentino, e andremo a creare delle listarelle anche qui. Ecco fatto. Il nostro speck potrà essere messo nella padella senza far soffritti con cipolle, anche perché è tutto contenuto già nella salsa. Perciò ritorniamo alla cottura. Magari nel frattempo che finiamo la cottura butteremo le nostre trofie. Eccole qui.
inizieremo la cottura delle nostre trofie, che comunque è una cottura abbastanza veloce, durerà all'incirca 6 minuti. Possiamo sfruttare questo piccolo lasso di tempo che ci rimane per preparare intanto la scamorza, che è un ingrediente fondamentale senza il quale il nostro piatto non avrà il successo sperato. Tagliamo un pochino di fettine di scamorza, in questo caso affumicata, e prepariamola a cubettini piccolini piccolini. Più sono piccoli e più dopo in fase di mantecatura sarà facile che si sciolgano e si amalgamino insieme alla salsa e diano vita a questo piatto veramente veramente buono. A questo punto anche la nostra salsa è cotta al 90%, ma il problema non sussiste perché la faremo finire di cuocere direttamente con lo speck, perciò travaseremo il tutto. Logicamente per grandi preparazioni la salsa si potrà preparare prima per avvantaggiarsi. Finiremo di farli cuocere insieme affinché tutti i sapori vengano amalgamati. Il nostro condimento è pronto. A questo punto anche le nostre trofie saranno pronte. Andremo a versare le trofie, magari rialzando anche un pochino la temperatura della fiamma, affinché sia abbastanza calda per mantecare le nostre trofie. A questo punto sale l'abbiamo aggiunto, il pepe l'abbiamo aggiunto durante la salsa, non ci manca altro che aggiungere la nostra scamorza, che è l'ingrediente fondamentale affinché si sciolga e faccia amalgamare tutta la pietanza. In questo caso si stanno asciugando un pochino troppo le nostre trofie e noi con molta tranquillità non andremo altro che ad aggiungere un pochino di acqua di cottura che ci servirà . Abbassiamo un pochino il fuoco per dar tempo alla scamorza di sciogliersi senza bruciarsi e andiamo ad impiattare le nostre trofie, radicchio e speck, con spolverata di scamorza affumicata. Magari con un pochino di foglie di prezzemolo possiamo fare un po' di guarnizione per dare ancora un po' di più importanza all'estetica. Il nostro piatto è pronto, andiamo a portare in sala. Eccoci in sala con il nostro piatto, con le nostre trofie radicchio e speck, con una spolverata di scamorza affumicata. Anche oggi, senza nessuna presunzione, vi vogliamo proporre di assaggiare con la nostra pietanza una birra. Vi facciamo assaggiare questa birra che si chiama Enkir e fa parte del birrificio di Borgorose, che è uno dei due birrifici artigianali della provincia di Rieti, famosi ormai in tutto il mondo. È una birra artigianale, non filtrata, non pastorizzata e ha un aroma molto corposo che si abbina bene anche a degli ottimi primi piatti. Anche per oggi è tutto, vi auguriamo un buon proseguo di giornata.
Bene, grazie ad Elia, la sua rubrica, ricordiamo, lo trovate Elia al suo ristorante, a Rieti, al ristorante La Corte. Con questa rubrica chiudiamo il nostro TG, vi ringraziamo per averci sin qui seguito e vi diamo come di consueto appuntamento a tutti i prossimi notiziari di Sabinia Silver TV. Grazie a Rossella Martellucci. Grazie a te Roberto, buonasera amici telespettatori.